Sono le 6:15, non abbiamo dormito, è successa una cosa assurda ieri sera. Siamo stati invitati all'hotel St. Regis per conoscere Conor McGregor, il lottatore. Siamo stati lì alla sala riunione, non stanza, la sala riunione del St. Regis eravamo tipo in 10, con Conor McGregor, le sue 4-5 guardie del corpo e altri suoi 5 amici. Ci siamo divertiti, parlato, lui ha raccontato del Brasile, che è andato lì, che adora il Brasile, abbiamo parlato, cioè, normalmente. Vabbè, fast forward, dal nulla, Conor McGregor tira un pugno in faccia a Francesco, dal nulla. Lui ci stava invitando ad andare ad un'altra festa, stavamo tutti lì che parlavamo, ah, allora che facciamo? Andiamo, non andiamo, andiamo, non andiamo. E Francesco era vicino a lui, io ero vicino a Francesco e Francesco gli ha detto, ok, allora andiamo alla festa. E lui ha guardato Francesco e gli ha tirato un pugno. Cioè io ero qua un centimetro. Francesco, cioè per fortuna era molto vicino, quindi lui non ha avuto distanza per caricare il pugno, quindi è stato un pugno. Cioè, potevo ucciderlo, si è spaccato il labbro, il naso. Francesco è volato indietro, è caduto contro sul tavolo. Meno male che non è caduto, scivolato, è caduto di testa contro il tavolo. Volato dietro, caduto sul tavolo. Sto tremando come un vitello. Poi si è rotolato. Caduto seduto sulla sedia e caduto per terra. Io non stavo capendo, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente è tipo stanno scherzando, non lo so, stanno facendo apposta cioè è un mini show, non lo so. Poi io rimango paralizzata e dico, what a dire Francesco? Mi giro e tutti gli amici di Connor e le sue guardie li avevano contro il muro, tenendolo perché lui voleva continuare a picchiare Francesco. Quindi lui era tipo contro il muro che faceva così, che faceva così. Poi l'hanno portato via. Io, disperato, ho acceso la luce perché era una luce bassa. Ho acceso la luce per vedere che Francesco era tutto insanguinato e le guardie, no, spegni la luce, quindi non riuscivo neanche a vedere cosa stava succedendo con Francesco, se gli era caduto un dente, non lo so, c'era sangue, la guardia ha preso un sacco di tovaglioli, messo il ghiaccio e ci ha praticamente cacciato via. Infatti ho avuto un po' di paura della sua guardia perché lui continuava a dire no, it's okay, it's okay, it's okay. E a un certo punto io gli ho urlato in faccia, It's okay, my ass! E lui è iniziato tipo a capito. E quindi ho avuto un po' di paura e ci hanno fatto uscire da una porta laterale al volo, capito? No, 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 va tutto bene, ciao, ciao, andiamo a nana, andiamo a nana. E siamo tornati in hotel, io piangevo ma non mi uscivano le lacrime, tremavo e quindi abbiamo chiamato la polizia, abbiamo chiamato l'ambulanza, abbiamo fatto la denuncia, adesso faremo la querela. È una persona completamente instabile, è una persona
persona completamente è pericoloso. Lui sarà in Italia fino al 26 ottobre, diceva. Quindi se lo vedete in giro, state lontani, non vi avvicinate per chiedere autografi, foto, eccetera, perché è pericoloso, è una persona pericolosa, deve essere rinchiusa perché è veramente pericolosa. Cioè, stavamo parlando dal nulla, gli tiro un... cioè, boh, non lo so, adesso... Francesco, l'ho fatto riposare un attimo, io non riuscivo a dormire perché non riuscivo a stare al buio, quindi... Ho aspettato, ho passato la notte qui in bagno, qui ci sono tutti gli asciugamani pieni di sangue e abbiamo tutti i suoi.